Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla. Benvenuti in questo video messaggio, ragazzi. Lo voglio fare molto velocemente perché non ha neanche i mi piace, perché non ha senso mettere mi piace, se non voglio dire. E voglio dire una cosa molto veloce. Sono stato qui, che ho letto in un paio d'ore quello che è successo dopo il mio video sugli Amor Page. Io, ragazzi, come avete capito dal video, condanno la strategia, condanno gli effetti, che sia forte o no, io condanno gli effetti comunque. Praticamente non far fare determinate cosa all'avversario, delle macro mosse come possono essere attivare quello che sapete voi, per quanto mi riguarda era una cosa scorretta. Quello che voglio dire io, che però in questo con quel video lì io vorrei essere comunque uno che dà la sua opinione, nel senso, voi mantenete un distacco critico. Ok, nel senso che io ovviamente quelle cose le penso e non me le tolgo dalla testa perché adesso ragazzi avrò giudicato male. Molti mi hanno detto che non è così forte, che bricca molto spesso. Ho detto speriamo ragazzi, speriamo. Però io comunque condanno quella strategia. A parte che poi se non toppa la Konami fa uscire supporti, quindi poi alla fin fine il ciclo si va a chiudere. Quello che vi dico ragazzi, non seguite quello che dico come la parola suprema ragazzi. Voi mantenete sempre un distacco critico, voi se mi volete ascoltare ascoltatemi, però non mi piace che voi la pensiate così solamente perché la penso così. Voi mantenete sempre una certa criticità nei vostri pensieri, che è la vostra esperienza. Cosa mi insegna la vostra esperienza? Adattatela magari a quello che dico e magari non potreste essere d'accordo con me. E io quello che dico ragazzi è che per certi versi ragazzi quel video era anche diseducativo, era quasi un'imposizione di quello che stavo dicendo. E per certi momenti avevo pensato anche di toglierlo perché per l'appunto lo reputavo diseducativo. Ma d'altra parte, ragazzi, una parte del discorso che ho fatto è comunque applicabile non solo in questo periodo, ma anche in quello che ci circonda, anche in altri periodi di Yu-Gi-Oh! Che anzi vale per. Ma quel discorso vale comunque per sempre, non solo per questo fantomatico Amor Page. Di conseguenza, ragazzi, io vi chiedo, metterò anche un avviso su, prima magari metterò una specie di riquadro dove cercherò di spiegare la situazione. Ero parecchio, avevo voglia di tirarmi fuori delle cose, ero piuttosto incavolato anche per via di quello che era successo post Enem, che mi ha fatto girare piuttosto le palle, ma non tanto per la segatura, ma per la reazione dei player. E vedendo quel mazzo ho reagito così, soprattutto. Quindi ragazzi vi chiedo una cosa, rimanete sempre distaccati da quello, cioè rimanete comunque con il vostro pensiero, perché il vostro pensiero è quello che conta, i risultati parleranno chiaro, io spero che non faccia poi tutto questo gran successo e me lo auguro, e me lo auguro. Di conseguenza ragazzi io spero di rattoppare con questo parte diciamo dell'errore, perché obiettivamente ragazzi io non l'ho provato, non l'ho testato, quindi io sono andato a molta mente cercando un pochettino a mente di capire cosa poteva fare, però io effettivamente non l'ho testato. Di conseguenza sì, sono stato poco oggettivo, mi rendo conto di aver sbagliato, però ragazzi adesso devo cercare di rattoppare un attimo questa cosa che ho fatto. Di conseguenza faccio questo breve video messaggio più il riquadro che farò magari a inizio del discorso dopo gli Amor Page, sperando di poter aggiustare un attimo il tiro. Adesso che farò questa cosa cerchiamo di rimanere comunque come persone mature, e comunque ragazzi insomma amici come prima. Da Mickey Perfect 96 è tutto, al prossimo video.